Buonasera a tutti, ben ritrovati. Ecco il nostro appuntamento settimanale. Questa sera, come avevo già annunciato alcuni appuntamenti fa, ritorneremo a parlare dell'impero austro-ungarico. Lo faremo attraverso la figura di Elisabetta d'Austria-Ungheria, la penultima imperatrice di questo grande impero che ancora oggi affascina il mondo e affascina in particolare l'Europa e anche le terre della nostra delegazione. E questa sera faremo una passeggiata con un ospite che già abbiamo conosciuto, abbiamo parlato di Massimiliano I, ed è la dottoressa Marina Bressan, germanista, insegnante di scuola superiore, insegnante all'università, ha avuto tanti incarichi, alcuni anche collaborando con alcuni enti ministeriali e regionali. Ed è molto esperta, appassionata e ricercatrice, ecco, della storia d'Austria, in particolare anche della storia degli Asburgo. Ecco, parlare di Elisabetta d'Ungheria, conosciuta comunemente come Sisi, è un po' un'avventura, perché si tratta di un personaggio un po' così, poliedrico, particolare, forse anche diverso da come noi lo conosciamo. Però vi lascio un pochino così sulle spine, perché vi presento intanto e saluto e do il bentornato anche a Marina per essere qui tra noi. Buonasera Marina. Ecco, Buonasera a tutti. ho detto appunto che parlare di Elisabetta d'Austria è un po' cominciare un cammino che forse per certi aspetti può magari anche disorientare qualcuno. Magari può anche affascinare qualcun altro, o magari far maturare dei sentimenti che sono un po' contraddittori. Ecco, allora, se dovessimo presentare Elisabetta, la sua carta d'identità, ecco che cosa andremo a dire, Marina. Ma veramente è un personaggio molto molto complesso. Io mi sto occupando da lei da moltissimi anni, ho fatto anche diverse mostre su di lei. Ebbene, più la studio attraverso i suoi scritti, perché ecco, io privilegio senz'altro gli scritti, e quindi in questo caso non le sue lettere che sono state eliminate per sua volontà, ma le sue poesie, che siano anche in certo qual modo una copia più o meno delle poesie di Heine. Ma ecco, viene fuori un personaggio molto complesso che nell'immaginario collettivo potrebbe essere identificato anche nel bellissimo quadro di Winterhalter, quando lei proprio si fa immortalare in questo bellissimo abito da ballo, esibendo proprio tutta la sua bellezza e la sua sensualità. Adesso appena mi restituisce, cerchiamo anche di dare un'immagine, appena l'altro computer me lo permette, mostriamo anche questa imperatrice, ecco. Quindi, per altri invece, beh, Elisabetta si identifica, ahimè, tuttora con Romy Schneider. Pensiamo a distanza di quasi, cos'erano, gli anni 50, siamo nel 2021, quindi dopo 60 e passa anni la trilogia di Marischka ancora impera, se si pensa poi che anche certe trasmissioni come quella di Alberto Angela, beh, insomma, si sono avvalsi anche di certi spezzoni di questi film che ci vengono riproposti Certo. periodicamente. Quindi pensiamo anche a questo. Questa trilogia di Marischka ha scalzato, annientato tutte le produzioni posteriori. Perché nessuno parla oggi del film con la Capotondi oppure delle ultime anche produzioni dell'Orfe, eccetera. No, impera sempre questa trilogia di Marischka.
Quindi si vede proprio che Romy Schneider, che poi era il contrario anche fisicamente, ecco, di Elisabetta, perché Elisabetta era molto alta, più di Francesco Giuseppe, più di Francesco Giuseppe. Infatti, non dimentichiamo mai che le foto di allora erano foto ritoccate. Non poteva essere l'imperatrice più alta dell'imperatore. Questo è successo con Vittorio Emanuele III e con la Certo. moglie. Ma ecco, Ma lì nei era proprio tanto evidente, ma Vittorio, era quindi tanto non evidente. parliamo di una differenza di statura pura. Anche Elisabetta era molto più alta di Francesco Giuseppe, era Giuseppe. molto più alta, per cui queste immagini venivano ritoccate. Poi l'uso anche, ecco, della fotografia, ma poi andremo a parlare più avanti, per esempio di questi fotomontaggi. Tutti sanno che Elisabetta dal 1879, quindi nell'anno del suo 25esimo anniversario di matrimonio, ha chiuso, diciamo, con la produzione delle immagini. Quindi l'ultimo quadro è proprio quello di Raab, nelle due versioni, una si trova nel Palazzo della Regione a Trieste, e poi basta, non più fotografie. Per cui riusciamo a capire che dal 79 fino all'anno, ahimè, della sua morte, forse accolta anche con molta benevolenza, ma sempre tragica, perché si è trattato di un omicidio, di un assassinio, beh, non ci sono immagini di lei se non rubate, per cui la vediamo da lontano, oppure quell'immagine rubata negli ultimi giorni, negli ultimi istanti della sua vita a Ginevra. Ma ecco, quello che mi affascina ancora di questa donna Del personaggio. è proprio il personaggio che lei si è creato, nel senso che Intanto la mostriamo qui perché sembra che non sia. non Eccola qui. sbatte. Non va. Guarda, Marina non ti racconto neanche. E anche, sai, noi torniamo al discorso di ieri sera. Non lo racconto neanche Non perché guarda quello che sta succedendo di qua, io non l'ho mai visto, comunque andiamo avanti. importa, però ecco, la domanda che io mi sono fatta è questa: perché una persona ignara del suo destino, perché lei vive questa infanzia, questa giovinezza spensierata a Possenhofen nel modo più liberale possibile, più libero possibile, perché lei non ha avuto sicuramente un'educazione coercitiva finalizzata ad assumere poi dei ruoli importantissimi come quello di imperatrice o di regina, eccetera. Quindi, perché una persona ignara del suo destino diventa artefice consapevole poi del suo destino? Quindi è una parabola, ecco, quella di Elisabetta, che merita qualche riflessione. Merita qualche riflessione partendo proprio da, come dicevo, da quella violenza, io userei proprio questo termine, sulla sua libertà, perché lei fu educata in maniera liberale, in maniera veramente libera anche, secondo i dettami anche voluti dal padre, l'arciduca Max in Bayer, no? In Baviera. E quindi si trova a un certo punto chiesta in sposa dal più importante delle teste coronate di allora, l'imperatore d'Austria, e pensiamo anche a quante avrebbero fatto carte false per Per diventare poter poi essere d'Austria, esatto. e si incanala in maniera incosciente e inconsapevole ancora
verso una entrando in un tunnel che ha come luce finale poi questo matrimonio. Allora lei vive anche questi mesi prima del matrimonio, sottoponendosi anche ad una educazione che la mortificò anche in certo qual senso l'educazione precedente, perché pensate che Elisabetta doveva essere legata alla sedia perché stesse ferma. D'altra parte tutte le sorelle Wittelsbach erano di carattere ruento, erano veramente abituate anche a misurarsi nella natura con esercizi ginnici, con equitazione, nuoto, scherma, insomma tutto quello che poteva chiamarsi. Che poteva esserci. E quindi essere sottoposta a una forma di pressione anche, di coercizione, per affrontare poi quella che sarebbe stata poi una favola, oppure no? Perché lei, bambina ancora, viene a trovarsi in una situazione tale da immaginarsi proprio la regina delle favole, no? Lei vive inconsciamente questa situazione, perché non può immaginarsi come poteva essere la corte di Vienna. Lei pensa alla sua Possenhofen e come tale penserà poi per tutta la vita, perché Possenhofen diventerà poi il suo refugium proprio nei momenti peggiori. Lascia stare, parliamo lo stesso. Esatto, non c'è niente da fare. E proprio lei no, non vuole farsi vedere, quindi... Non c'è niente da fare. E quindi lei vive questa favola proprio, ma incomincia a rendersi conto che la situazione sta cambiando quando sale proprio sul battello che lungo il Danubio la porterà come prima sosta a Linz e poi a Vienna. Quindi, salutata da questi sudditi come di Rose von Bayern, da tutti questi letterati, eccetera, eccetera, nelle immagini, oppure anche nelle stesse poesie, non viene fuori l'immagine di una ragazzina gioiosa, felice, dagli occhi che sprizzano felicità, eccetera, eccetera. Ma c'è sempre questa malinconia, questa tristezza per aver abbandonato i suoi amati boschi, il lago, la sua Possenhofen, la sua residenza anche a Vienna, scusate, a Monaco, dove c'era anche questa pista da circo dove lei si esibiva in questi giochi equestri proprio assieme, circensi, proprio con il padre. E allora, a posteriori, nasce anche questa giustificazione da parte sua di essere un Sonntagskind, quindi un figlio del baciato dalla fortuna, no? Della domenica, dove proprio Sonntag è il giorno del sole. E il sole diventa proprio il simbolo della gloria, cioè oro, ma anche Sonne è il simbolo della bellezza. E quindi bellezza, oro, corona, gloria, bellezza. Quindi diventa proprio una giustificazione a posteriori. La sua consapevolezza adesso... Marina, direi che assume connotati mitici, mitologici, giusto? Sì, ma adesso siamo appena all'inizio, adesso andiamo avanti anche con... Però già abbiamo questi presupposti, perché lei è stata una persona molto intelligente a capire
di non essere assolutamente di fede monarchica, ma attaccata allo stesso tempo alla corona. Non dobbiamo mai dimenticare che una corona, cioè quella di imperatrice, lei l'ha avuta in dono da Francesco Giuseppe con il matrimonio, ma l'altra corona di regina d'Ungheria se l'è posta lei stessa sul capo, perché nessuno può disconoscere l'apporto fondamentale che lei ebbe proprio per salvare anche l'impero austriaco con questo compromesso con l'Ungheria, andando contro tutti alla corte di Vienna. Ma allora questa ragazzina era ancora una ragazzina, stiamo parlando all'indomani delle nozze, già nell'arrivo a Vienna, quindi il giorno prima del matrimonio, subisce veramente una, così, una. Un altro scontro con il destino, comincia a rendersi conto della differenza anche della città, del paesaggio, del contesto in cui sarebbe poi vissuta. E il terzo scontro con la realtà è stato proprio il matrimonio stesso. Lasciamo stare il baradan della cerimonia, eccetera. Ma soprattutto il fatto di aver subito una violenza che si manifestava in questi occhi puntati su di lei. Lei era timida, non era la Spavalda Sofia di Napoli. Elisabetta è sempre stato un personaggio timido, non possiamo negarlo. Quindi la violenza degli occhi puntati esclusivamente su di lei, non tanto su Francesco Giuseppe, ma lei rappresentava la novità, e la violenza poi subita con la consumazione del matrimonio. Lei ignara viene proprio scaraventata, catapultata in una situazione che non riesce a gestire. Accanto a questo, che cosa troviamo? Altri elementi di violenza. Allora, la violenza che è rappresentata dalla stessa Sofia, dalla zia che vuole trasformarla sin dal principio nella Landesmutter, no? Nella madre dei popoli, una ragazzina ignara cosa poteva capire anche. E poi capisce però lei che è molto acuta e sensibile, e non dimentichiamo che lei ha avuto un'educazione molto più aperta rispetto a quella di Francesco Giuseppe, capisce anche quanto il figlio venga plagiato dalla madre, perché Francesco Giuseppe, per quanto avesse accanto Schwarzenberg o altri ministri, beh, l'ultima parola però spettava sempre a Sofia. Quindi, Era la duchessa Sofia l'imperatrice, sì, infatti, sostanzialmente. quando è morta, la chiacchiera era, ecco, l'imperatrice se n'è andata. Ecco. Quindi, proprio il concetto base, secondo me, è proprio la violenza. Quindi la violenza rappresentata da Sofia, da Francesco Giuseppe. Perché Francesco Giuseppe, per quanto le volesse bene, Francesco Giuseppe pretendeva da lei che assumesse in pieno il ruolo di imperatrice. Insomma, aveva sposato la donna che amava, però l'aveva sposata per averla accanto come Certo. imperatrice e quindi anche come moglie e come madre. Terzo punto di violenza è la corte. La corte di Vienna, che è una corte antiquata, antigenica, pensate che proprio i servizi igienici furono imposti da Elisabetta e fatti solamente negli anni 70, quindi potete immaginare insomma, il puzzo che regnava anche sia l'Hofburg, l'Axemburg era ancora peggio. E soprattutto il fatto di aver trascorso i primi giorni del suo matrimonio, non tanto all'Hofburg, che si trovava al centro di Vienna, quindi, vabbè, ma a Luxembourg,
che era veramente un castello fuori Vienna, è proprio antico, con questi mura spesse, eccetera, eccetera. Quindi, a lungo andare, lei, faccio corta perché sennò stiamo qua a parlare una settimana, il fisico si ribella, cioè capisce, assume la propria consapevolezza e matura la propria consapevolezza del suo destino. Ma quale alla fine poteva essere il suo destino? Quello di imperatrice oppure di donna? Allora, come imperatrice, lei a questo punto, o come madre, come moglie e madre, il suo compito l'aveva assolto nel 1858, dando alla luce il principe ereditario. Quindi un compito lei l'aveva assolto. Sì, doveva essere forse più come madre dei popoli, però non dimentichiamo anche il ruolo che Elisabetta svolse accanto a Francesco Giuseppe durante il viaggio in Italia. Grazie a lei proprio ci furono anche questi atti di clemenza nei confronti dei sudditi, diciamo così, ribelli, no? Quindi poi incominciano le guerre di indipendenza, il suo ruolo anche marginale con queste visite agli ospedali, eccetera, eccetera. Ma diventa predominante il suo destino di donna. Il suo destino di donna. E allora, per capire realmente quale dovevano essere anche le strategie per assumere in pieno la sua consapevolezza, deve allontanarsi da Vienna. Quindi deve allontanarsi da Vienna e con la prima fuga a Madeira, eccetera, eccetera, dove la nave, il mare diventano il simbolo della libertà, si attua questo primo step. Ma come si attua? Lei si rifugia nella cultura. Allora, nella lettura forsennata di Shakespeare, che già conosceva, nella predilizione di certi poeti, nella musica, non sottovalutiamo anche l'importanza fondamentale della musica, e soprattutto Wagner, che lei già conosceva, perché Wagner era proprio il compositore prediletto del cugino Ludwig e Luigi, no? Quando si trovavano insieme a Posenhofen. Quindi la cultura che cosa le porta? Le dà sicurezza. Nel ritorno a Vienna lei si sente superiore a Francesco Giuseppe. Si sente superiore perché capisce che gli strumenti a sua disposizione sono da un lato la cultura, dall'altro la bellezza. Tutte quelle grilli per la testa che Francesco Giuseppe, no? Quelle Wolkenkratzerheim che Francesco Giuseppe definiva, no? Queste divagazioni intellettuali, queste invece hanno supportato proprio questo processo di consapevolezza di Elisabetta stessa. Marina, si può dire che da questo punto in avanti Elisabetta in un certo senso mette da parte il suo essere imperatrice per pensare soprattutto a se stessa e realizzare un po' la sua identità? No, io non direi proprio così, perché fino all'ultimo respiro Elisabetta fu fedele alla sue corone, alle sue corone di imperatrice e di regina in particolare, però non venne mai meno al suo dovere di imperatrice. Sicuramente non fu non è paragonabile a Maria Teresa, siamo antico, siamo antico di, certo. Però, ecco,
Io non ritengo questo, anche perché in cuor suo lei sottolineava il concetto di maestà, di sovranità. Noi la conosciamo attraverso questo diario di Christomanos come una persona molto aperta anche nei confronti delle persone, del popolo, eccetera. Però non dimentichiamo mai che lei in cuor suo si riteneva imperatrice ed era anche giusto così. Che lei Certo. poi durante certi periodi non seguisse, ecco, questi uffici da imperatrice, concordo pienamente. Ma fu imperatrice in determinati momenti fondamentali. Le famose guerre di indipendenza, la catastrofe in Italia, lei l'aveva già prevista, aveva già discusso con Francesco Giuseppe. Ecco, e questo è anche un altro punto. Sembra che lei non avesse avuto nessun rapporto anche politico con Francesco Giuseppe. Non è vero, non è vero questo, perché lei fu un'attenta osservatrice, seppur distante dalla vita di corte. Ma se quando poteva lo consigliava e lo consigliò sempre, anche nella questione italiana. Quindi lei prevedeva anche il fatto di questa alleanza proprio consanguinea con l'impero tedesco, con il futuro impero tedesco. Un'alleanza, un rapporto che avrebbe poi portato ad una sudditanza completa che si manifestò poi con l'Anschluss. Certo. Ecco, Marina, io devo portarti qui i saluti di alcuni che ci stanno scrivendo, perché è possibile anche scrivere e fare delle domande, ecco, ormai lo sanno. E allora salutiamo tutte le persone che ci hanno salutato, ricambiamo i saluti, ecco. E c'è una domanda della signora Paola Labarile e mi dice: si può pensare che al distacco da Vienna da parte di Elisabetta abbia anche contribuito lo scontro con l'arciduchessa in merito all'educazione della primogenita Sofia che le fu portata via in un primo momento? Sì, beh, questo senz'altro, però con le prime due bambine, Sofia non si rese conto di essere madre. Per cui così tacque anche, non reagì in maniera violenta alla sottrazione delle due bambine. Il colpo fatale per Elisabetta fu la perdita di Sofia. Fu la perdita di Sofia in Ungheria, perché addossò su di sé la colpa. Lei contravvenne anche all'indicazione dell'arciduchessa Sofia di non portare Sofia o le bambine in Ungheria dove si ammalarono. E Sofia poi morì. Siamo nel 57. Quindi lei si addossò colpa e questa colpa la perseguitò per tutta la vita, per tutta la vita. Quindi lei come madre pose fine alla sua missione proprio con la nascita del principe ereditario. E subì anche passivamente anche queste ingerenze di Sofia. D'altra parte, non dimentichiamo mai che questi bambini non avevano la madre per tantissimo tempo e che, per esempio, Gisela e lo stesso Rodolfo erano attaccatissimi alla nonna, attaccatissimi alla nonna. E lei sapeva di questo. Sicuramente, e qui veniamo proprio
al 1865, quindi all'ultimatum, no? Il ruolo di Elisabetta, donna consapevole quindi della sua bellezza, e quindi tralascio anche tutte le carte, le visite, no? Queste fotografie presso gli studi Angerer, Abending, eccetera, eccetera. Guardate che molte fotografie erano ritoccate, va bene? Dove metto in evidenza soprattutto la posizione del volto e l'espressione degli occhi. Guardate il passaggio, se avete presente, dalle prime fotografie degli anni 60 a quelle del 1863, 64 e 65, lo sguardo sicuro che lei assume. Mentre prima in questi studi fotografici lei si pone di profilo e lancia anche la moda, perché io avevo messo anche comparando una foto della Suttner, che si fa ritrarre proprio in uno studio fotografico nella stessa posizione con un vestito quasi analogo a quello di Elisabetta. Non dimentichiamo che Elisabetta lanciò la moda sin dall'inizio, era la ventata di novità alla corte di Vienna. Tutto quello che lei faceva era motivo di pettegolezzo, si andava a cavallo, prater con il grün, eccetera, eccetera. Quindi era sempre un continuo vociferare alle sue spalle, che sì, la portò poi anche a non tollerare più la corte di Vienna, questo è chiaro. Quindi, sguardo fiero, sicurezza, posizione del volto e soprattutto la bellezza. La bellezza che lei ottiene attraverso una serie anche di compiti non facili, come la marcia, l'andare a cavallo, no? Il digiuno, la ginnastica, la cura dei capelli, eccetera, assumendo proprio quel fisico che tanto avrebbero amato i secessionisti. Quindi proprio quel fisico flessuoso, da giunco, splendido con questi capelli, no, sciolti, eccetera. Questo come donna. Come donna, quindi, e passiamo al ruolo di imperatrice. Un'altra domanda. Allora, intanto buonasera da Londra. Sto cercando di vedere se riesco a leggere i nomi perché chi si è iscritto nella piattaforma appaiono, gli altri invece li devo cercare da un'altra parte. Allora, non sono riuscito a trovare. Buonasera anche chi ci saluta da Londra. Grazie alla dottoressa Bressan. E anche una domanda. Ancora una o una considerazione, dice: io personalmente non capisco il suo ruolo di madre. Infatti, fu quasi estranea con Gisela, che in una poesia disse di sua figlia era una scrofa, mentre con Marie Valéry fu molto diverso, quasi soffocante con la figlia, tale da scatenare gelosie da parte di Rodolfo. Sisi stessa disse che aveva paura di Rodolfo che facesse del male a Valéry. Sì, questo è vero. Questo è vero, però volevo un momentino sottolineare il suo ruolo di imperatrice del 1865, quando con l'ultimatum a Francesco Giuseppe lei si impone sull'educazione del figlio. Lei non tollera più che il figlio venga educato alla maniera come potevano essere educati gli imperatori nel 700, nell'800. Vuole per lui un'educazione liberale, vuole la sua libertà di donna. Cioè, ci rendiamo conto, l'imperatore, lei non doveva più
chiedere permesso all'imperatore per spostarsi in qualsiasi posto. Questo significava la rivoluzione totale. Quindi il 1865 è l'anno di spartiacque. E l'imposizione proprio della donna sicura di sé, ma nello stesso tempo di imperatrice. Quindi lei a questo punto non si cura dei figli, tanto che già pensa di accasare quanto prima Gisela di Rodolfo, si sente sicura perché lo ha affidato alle cure per un'educazione liberale, quindi lei già si mette la coscienza a posto. Si mette la coscienza a posto e nel 64 le fa chiamare da Winterhalter, che aveva già immortalato Eugenia, aveva già immortalato anche Vittoria, era l'artista poeta delle corti, perché sublimava proprio la bellezza, e si fa ritrarre in due ritratti non ufficiali, quello con le chiome sciolte e quello con le chiome annodate. Attenzione, sono due ritratti che non sono assolutamente ufficiali, che vengono sistemati nello studio, nell'Arbeitszimmer di Francesco Giuseppe. Ma accanto a questo anche l'abito, lei si fa ritrarre nell'abito da ballo, quello con i diamanti, no? Che Winterhalter, in un gioco, attenzione, di luci teatrale, sublima proprio, no? Questa figura, perché i capelli qui vengono proprio sistemati nella famosa pettinatura, no? Della Pfeifalich che lei ruba al Burgtheater. E qui viene fuori il concetto di teatro anche in maniera determinante. E poi con questo, dico, gioco di ombre, Winterhalter accentua proprio la figura e la trasferisce in una sfera più alta. Quindi, gioco di luci teatrali. Da questo momento inizia il gioco teatrale di Elisabetta. Il gioco teatrale di Elisabetta. Un gioco teatrale anche nel movimento, però attenzione, lei non rinuncia a essere imperatrice. È determinante nel 65, anzi già incomincia nel 64, con questi undai, no? Il fratello e sorella, già ancora a Madeira, quindi ancora prima, lo studio della lingua ungherese, della cultura ungherese, eccetera, eccetera. Proprio all'attorniarsi anche di dame solo ungheresi, accentua questo ruolo di imperatrice e si pone contro la corte di Vienna, che è dominata dalla figura di Sofia, contraria a qualsiasi forma di ungherese. Quindi lei assume con consapevolezza sul ruolo di imperatrice, diventa una stratega politica, fa in modo tale da convincere, perché ci vuole del tempo per convincere Francesco Giuseppe a fidarsi di Adrasci, di altre figure, di Deac, eccetera, eccetera, per arrivare a questo compromesso, salvando così l'impero austriaco, perché allora si sarebbe sfaldato, eh? Si sarebbe sfaldato. Consapevole di tutto questo, le si pone la corona della regina d'Ungheria. Senta, Viene coronata regina d'Ungheria, come tale in Ungheria è la sua immagine preponderante rispetto a quella di Francesco Giuseppe. È a lei che viene donata la residenza di Gödöllő, non a Francesco Giuseppe, perché lei risiedesse in Ungheria e in Ungheria partorisce Maria Valeria. Ok?
Se fosse stato un maschio, avrebbe forse causato qualche problema. Maria Valeria invece, bambina, vabbè, insomma, diventò poi, come c'è stato questo intervento, proprio per lei diventò una madre soffocante. Tutte quelle attenzioni che lei non riservò agli altri bambini, proprio li riversò su Maria Valeria, educandola all'ungherese, parlando sempre ungherese, soffocandola, perché a un certo punto poi Maria Valeria non ne poté più e obbligò in certo qual senso il padre a comunicare in tedesco. E con questo lei chiude la sua parentesi politica, si ritira, il suo compito è finito, quindi compito di consigliera politica, compito di aver partorito il principe ereditario, il compito di aver portato alla formazione di questa duplice monarchia. Finito. Compito finito. Istituzionale, chiamiamolo così. E comincia il suo gioco teatrale. Suo gioco teatrale, secondo me, anche nel movimento, perché quello, la vita che poi parte dal 1800, diciamo dai 68, ecco 67-68 in poi, diventa proprio un gioco teatrale. Un gioco teatrale, secondo me, anche nel movimento, nell'uso di certi accessori anche, la teatralità che non è sicuramente nella corte di Vienna. La sua corte non è Vienna, ma diventa soprattutto Gödöllő, dove lei si sente spontanea, non è la persona, no? Su cui si puntano tutte le critiche, le maldicenze di questa aristocrazia nulla facente, che poi sarà anche l'obiettivo di tutte le critiche del figlio Rodolfo, perché Rodolfo la pensa come la madre. Ma è in Ungheria, dove a questo cerimoniale spagnolo imperante alla corte di Vienna, subentra invece questa spontaneità, questo gioco anche di cacce alla volpe di qua e di là, no? Nella pozza ungherese, eccetera, eccetera, cui invita ogni tanto anche Francesco Giuseppe. Ma non contento di questo, poi anche, come sappiamo tutti, in Inghilterra, di qua e di là. Quindi comincia questa sua vita di apparire e scomparire. Cioè, questo è un gioco anche meditato, ecco, secondo me, fino a un punto che diventa un altro punto focale nella vita di Elisabetta, cioè quello di iniziare a poetare. Inizia questo diario poetico nell'85, lei ha una lunga frequentazione con Heine, non è che lo conosce così questo poeta da poco tempo, anzi lei aveva letto moltissimo di lui, lo conosceva perfettamente. E abbina a Heine l'altro suo grande amore, che è Shakespeare, e diventa Titania. Diventa Titania contro l'Obero, no, Francesco Giuseppe, cioè è un gioco teatrale. Un gioco teatrale pensato con questa composizione di versi che non sono granché, e anche di difficile traduzione, perché lei usa anche neologismi, inoltre queste rime sono sempre rime baciate,
sono composizioni anche molte volte costruite più che sentite, ma finalizzate ai destinate ai posteri, non sicuramente contemporanei. Lei non ama gli uomini, non ama i contemporanei, perché sa di essere oggetto anche di maldicenze, di critiche, di osservazioni, eccetera. Quindi li destina ai posteri. E quindi comincia a alimentare il suo mito. Lei che aveva incominciato a poetare già da bambina, perché ci sono delle composizioni anche scritte all'indomani delle nozze, quindi una che al termine nostalgia già le mancano i monti, le acque di Possenhofen, questi prati, questi boschi, gli animali, eccetera. E così continua in questo apparire, scomparire, questo celarsi dietro il ventaglio, non si fa più ritrarre, perché come ho detto prima, dal 79, dopo le ultime apparizioni e anche nei quadri, sempre in posa teatrale, perché gli ultimi quadri sono proprio di posa teatrale, guardate quello di Georg Raab, dove lei viene ritratta con i gioielli a rubino, proprio una posa teatrale, lei scompare. E allora chi scompare, quale destino ha? Alimenta il suo mito, perché tutte le xilografie che compaiono sui giornali sono frutti di invenzione, infatti lei è brutta. Oppure copiano qualche immagine di precedente, di anni precedenti. Ma lei non è lei, non è lei. Quindi alimenta il suo mito. E quindi le foto sono foto rubate e la sua immagine viene affidata proprio ai posteri. Viene affidata ai posteri attraverso, come ho detto, le poesie e poi alimentata ancora di più da questo diario di Christomanos, dove sicuramente alcune citazioni saranno sue, però molto è frutto anche della, così, dell'amore, della venerazione che questo greco aveva nei confronti dell'imperatrice. Altri elementi teatrali, quali sono? Il mare. Dio mio, il vascello olandese, no? Di Wagner. Quindi ci sono addirittura delle poesie che sono pari pari tratte dall'opera di Wagner. E poi il mare con tutto quello che comporta, la nave, no? Questi yacht dove lei si faceva le gare, no? Nei momenti di bufera, Ulisse. Il mito e teatro. E quindi le dimore stesse. Ah sì, da questi Märchen Schloss, no, a Bad Ischl, al Linzerhof, Schloss, di qua e di là, fino all'Achilleo. Ma per esempio l'Achilleo, che cosa ha di speciale? Ma se non altro la teatralità di questo peristilio pieno di statue, della statua dell'Achille morente. Ma se voi andate a vedere, per esempio, la camera da letto della Linzer Schloss, c'è una statua che si chiama Malinconia, che non so come si fa a chiudere gli occhi guardando quella statua davanti. Non lo so. E doveva suscitare malinconia, no? Ma lei stessa, dopo la morte di Rodolfo,
per lei è stato un colpo non da poco, sì, il rimorso anche di non aver seguito, di non aver capito questo figlio che aveva bisogno assolutamente della madre, diventa veramente massacrante. E qui la rovina proprio, la distrugge anche, la distrugge internamente, proprio lei si lascia andare, allora comincia ad agognare la morte, comincia a soddisfare anche questo bisogno con queste sedute spiritiche. Nell'86 viene a mancare poi il cugino Ludwig, nell'89 Rodolfo, quindi c'è questa tensione emotiva, questo cercare, ecco, di supplire, di tacitare se non altro i suoi rimorsi. Però diventa teatralmente una statua. La Mater Dolorosa è una statua. E Corfù assume proprio il ruolo di Isola dei Morti di Böcklin, perché lei diventa a questo punto la Totengöttin, proprio la dea, diciamo, dei morti. Corfù è il suo ultimo eremo, e a un certo punto poi lei si disfa di Corfù, non vuole più sapere di Corfù, perché capisce anche che neanche la Grecia, con i suoi eroi, con i suoi miti, riesce a tacitare quello che la sta distruggendo, perché lei si sta distruggendo. E quindi questo bramosia anche di morire di questo giardiniere che sta lavorando nel suo viso, che la morte, eccetera, eccetera, viene poi a completare la sua opera con l'assassinio di Lucheni. Allora, ci sono, ma intanto salutiamo il nostro presidente federale, l'avvocato Fabrizio Nocera Giampaolo, che si è collegato e che ci segue da Torino. E abbiamo anche una domanda, forse più di qualche domanda. No? Ti dice, infatti, Rodolfo dice, era mentalmente instabile? Ci sono certezze in merito al suo omicidio-suicidio? Sisi non si accorse davvero mai della condizione del figlio? E sono allora, domande molto calde, queste qua, sì, Marina. Allora, Rodolfo potrebbe essere veramente oggetto di un'altra conversazione, perché non si può liquidare una figura così importante, interessante come quella di Rodolfo in una battuta. Rodolfo ha un certo punto anche di cocaina, perché era normale, la stessa Elisabetta faceva uso di cocaina, quindi non dobbiamo meravigliarci, la cocaina era usata come medicinale. Rodolfo mi pare che lei la usasse per la menopausa, mi pare, no? Ma nella sua valigetta dei medicinali c'era sempre la cocaina. Ma si usava normalmente, non c'era da meravigliarsi, eccetera. Poi l'abuso, diventava sicuramente cocainosa. Certo. Però Rodolfo fu una persona eccezionale, non toccatemelo, perché io ho una predilizione. Rodolfo aveva un'intuizione che precedette poi l'Unione Europea, perché per Rodolfo l'impero austro-ungarico doveva essere una confederazione di stati sotto l'egida dell'Austria. Ma andremo avanti fino a domani mattina a parlare, ecco, di Rodolfo. Ma lo mettiamo in programma magari, Rodolfo, Marina, perché effettivamente, guarda, ma noi parliamo di Elisabetta, parliamo di Franz Josef e di Rudolf, facciamo quella glissata, quasi ci spaventasse parlare di quella persona che ancora oggi è avvolta forse in un mistero mitologico, e forse è un tasto che... Sì, purtroppo ancora una volta i film hanno
edulcorato questa figura che non corrisponde alla realtà, non corrisponde alla realtà, assolutamente. Rodolfo era una persona veramente, era un intellettuale, era un politico, un politico finissimo, una persona che vedeva esattamente come stavano le cose. Questo è stato il motivo di attrito prima e poi di completo allontanamento dal padre, perché vedeva il padre diventare sempre più succube dell'impero tedesco, sempre più succube. Non dimentichiamo mai che nell'ultimo censimento Francesco Giuseppe si mette di nazionalità tedesca, eh? Quando lui dice, maestà, lei è un austriaco come me. Cioè, Francesco Giuseppe si stava allontanando per diventare veramente il succube, completamente succube dell'impero tedesco. Questo non l'avrebbe mai accettato Rodolfo, per cui io non credo assolutamente al suicidio d'amore o suicidio-omicidio, ma propendo piuttosto per una tesi di un complotto politico. Abbiamo toccato Rodolfo e ci sono altri due interventi su Rodolfo. Rodolfo, facciamo un altro incontro, dai! Ecco, io li condivido, ecco, perché il bello è che quando adesso si fanno che queste, diciamo così, dirette, bello è che no, vedere che anche la gente un po' interagisce, perché ci si sente un po' più vicini, no? Quando Sì. si parla anche attraverso questo. Se fossimo in presenza sarebbe molto più familiare, più amicale, invece ecco, siamo lontani, ma speriamo di tornarci ecco, in presenza. Allora dice la signora Labarile, dice, la morte di Rodolfo fa tenerezza. Questo ragazzo temuto dalla madre e dalla sorella Maria Valeria, il quale invece avrebbe potuto donare loro tanto amore e protezione fraterna. Ho letto la bellissima biografia della Aman, dove si racconta che in occasione di un Natale, se non ricordo male, Rodolfo abbracciò per la prima volta la sorella. Come mai Elisabetta scelse di allontanarsi da Rodolfo quando invece avrebbe potuto educarlo come voleva dopo che aveva posto l'ultimatum all'imperatore? E la nostra Angela invece dice: ma Rodolfo voleva tutto e subito come sua madre. I grandi cambiamenti, come mi insegnate, vanno fatti con calma e con il tempo. Signora Labarile, la connessione noi ce l'abbiamo, siamo connessi, non abbiamo problemi di connessione, ecco, purtroppo, quindi ci dispiace se a volte andiamo e veniamo. Allora, Ecco, Marina, riprendiamo Rodolfo. sì, rispondo alla prima domanda. Lei con l'ultimatum e quindi con l'imposizione dell'educazione liberale, lei ritiene di aver assolto il suo compito. Quindi trascura completamente il figlio. Trascura completamente il figlio, capisce che il matrimonio con Stefania del Belgio, no? Che la reputa veramente la paragona ad un animale, insomma, no, non sarà un matrimonio felice, un matrimonio d'amore. Quindi a un certo punto anche non prende, sì, non, proprio non si fa problemi neanche per Rodolfo. Sa che è una persona molto colta, non dimentichiamo mai che Rodolfo ottenne anche delle due lauree honoris causa dall'Università di Vienna e di Budapest, e lo reputa una persona molto intelligente e affine a lei, no? Anche per quanto riguarda questo amore per Heine, eccetera. Lui, d'altra parte, cerca di conquistare la madre che con la sua tattica teatrale di comparire e scomparire non si lascia afferrare. L'altra, non mi ricordo cos'era, la Quale? seconda domanda era Allora, invece. la rileggiamo subito.
Allora Maria dice Valeria. Maria Valeria, la quale invece avrebbe potuto donare loro tanto amore e protezione fraterna, dice Sì, lui nei però, confronti. sì, non dimentichiamo mai però che Rodolfo era molto unito a Gisela, ma non a Maria Valeria. Non a Maria Valeria, ma questo per una questione molto semplice, perché Maria Valeria era possesso della madre e lui invece voleva le attenzioni della madre e non le ebbe mai. Quindi l'unico forse incontro fra fratelli avvenne proprio la sera di Natale, la sera di quel famoso Natale, quando proprio scaturì l'abbraccio, proprio in occasione del fidanzamento di Maria Valeria. Ma poi finì tutto lì. Quindi, ancora una volta, insomma, fu questo comportamento anche esagerato di Elisabetta teatrale, no? Nei confronti della figlia, di averla come suo possesso, perché poi se la portava in giro di qua e di là, e di tralasciare completamente, forse di non voler vedere anche certi problemi. Forse voleva nascondersi, voleva sottovalutare, non sappiamo, voleva forse non affrontare la realtà per quanto riguarda la questione di Rodolfo, anche se pensavano esattamente allo stesso modo. Quindi c'era un'affinità tra figlio e madre, veramente, potevano essere dei complici, potevano essere veramente uniti, molto molto uniti. Ma Elisabetta lo allontanò già da bambino, lo allontanò e lui ne soffrì moltissimo. Quindi che cosa ricercava lui nelle donne? Insomma, andiamo concretamente, la madre cercava la bellezza della madre, quelle carezze a lui da sempre negate. Sicuramente in Stefania non trovò nulla, anche perché Stefania era una persona piuttosto arida, poi sì, si trovò cornuta da un momento all'altro, quindi ovviamente no, si ritirò ancora più in In se stessa, questo è se chiaro, stessa. e questo è chiaro. E lui trovava conforto nella Mizi, cui aveva proposto anche suicidio, no? Il Tempio degli Eroi. Quindi anche questa vezzera poteva essere un palliativo, poteva essere, ma sicuramente non il grande amore come ce l'hanno propinato nei diversi film. Forse lei sarà stata innamorata di Rodolfo, ma lui no, di certo. Ecco, anche queste lettere che spuntano da questo cavò dell'amante. Avremo mo modo di affrontare l'arciduca Rodolfo. Lo posso dire perché l'ho vissuta in prima persona. Anche quello che ha scritto la Hammann, cui si deve veramente tanto per quanto riguarda le biografie degli Asburgo, eccetera, non è tutta la realtà, perché nella Haushof und Staatsarchiv di Vienna, e lo dico sempre, mio amico, nelle trasmissioni cui intervengo, la cripta, perché è suddiviso così nel secondo piano sottoterra, l'archivio di Vienna, nella cripta di Rodolfo ci sono questi faldoni chiusi e la cripta è chiusa da un'inferriata, bianca con tanto di lucchetto. Quindi i documenti non sono stati visionati. E ancora adesso rimangono top secret. Top secret come per Massimiliano. Quindi vuol dire che qualche cosa di misterioso, cioè questo non fa altro che alimentare questo mistero, questa leggenda verso questi due personaggi, no? Alle parole, no? Di Francesco Giuseppe che dice tutto fuorché la verità, no? Vero. Già le stesse parole alimentano qualcosa di irreale, di mito, la distruzione stessa, no? L'erezione di questo convento, eccetera. Certo,
Cioè, è tutto così in fretta e furia, no? Tutto misteriosamente anche in fretta e furia, questi diari, no? Che vengono fuori chissà da dove. Il mistero di Rodolfo che affronteremo, ecco, sicuramente lo mettiamo in... È anche giusto perché si parla poco e quindi vale anche la pena. C'è per esempio tutta la sua produzione letteraria che è un capolavoro perché Rodolfo scriveva in una maniera splendida. Sono i suoi scritti politici che sono dei capolavori. I suoi articoli di giornale che lui pubblicava, faceva pubblicare in maniera anonima, no? Dal suo amico Maurice Zeps, sono dei capolavori, capolavori. I suoi discorsi sono dei capolavori. Con la signora Natascia fa una domanda così molto curiosa, dice: documenti che restano misteriosi, puntini, per ora, in futuro sarà possibile visionarli? No, Ecco. no, perché questi qui non saranno mai accessibili, mai. Allora bisognerebbe riscrivere la storia. Mamma mia, certo che vuol dire che veramente c'è qualcosa di molto caldo dentro quelle due cripte, no? Come anche per Massimiliano. E anche per Massimiliano, eh sì, Ora, probabilmente non ve lo dico così a cuor leggero, ma io veramente sono stata accompagnata dalla dottoressa Springer, che era la vice direttrice del House of Kunstarchiv, con cui avevo collaborato per le mostre a Gorizia, ero in stretto contatto con lei, siamo poi diventate amiche, eccetera, che un giorno, recandomi da lei, mi ferma sulla porta e mi dice: "Ti faccio un regalo." Ah, dico grazie. Ti porto nei piani sottostanti, dove non è non è accessibile accessibile al assolutamente. pubblico. E poi mi ha fatto vedere anche i faldoni che riguardano le nostre terre, eccetera, eccetera. Qui ci sarebbe molto da lavorare, mi ha detto, ma questo è inviolabile. E sono delle cripte, guardate, è strutturato come un cimitero, con queste cripte cimiteriali chiuse proprio da questa inferriata con tanto di lucchetto. Quindi non sarà possibile visionare questi, quantomeno non nel breve tempo, ecco. No, no, no. E quindi rimane il mistero, no? Allora, tornando a questa Sisi che si è costruita il mito in vita marina, noi, i vienesi non erano molto affezionati all'imperatrice, tanto è vero che quando morì ci andarono più per solidarietà e per affetto e vicinanza. Però anche qui succede un fatto strano. Cioè, la morte proprio violenta, perché insomma lei fu Ha assassinata, avuto morte violenta, sì. insomma, voglio no, fu assassinata. Sì. Ecco, riabilitò la sua figura. Infatti, non solo la stampa liberale, tutta la stampa, infatti io ho tradotto anche tutti i giornali dell'epoca che parlano della morte di Elisabetta, hanno parole compassionevoli per lei. La trattano come donna, una donna molto sofferente, una donna che ebbe delle gravissime perdite in vita, beh, non dimentichiamo, cioè la prima figlia, tre figli, due figlioli, la sorella bruciata viva, no? Il vestito, sì, il vestito, mamma mia, è vero. Aspetta, no? Quindi, beh, Sofia anche finita in modo un poco inglorioso, insomma, no? Insomma, ha avuto diverse batoste, sta donna, ha avuto ba diverse batoste nella vita. E quindi parlano di lei, ecco, con accento anche affettuoso, diversa questa stampa liberale, soprattutto, ecco, il Pester Lloyd, che si affida alle parole di questi ungheresi, che
che hanno per lei veramente una venerazione tale che la mettono sugli altari. E beh, in effetti Elisabetta è finita sugli altari, è finita sugli altari. Ti raccontavo, caro. Bisogna dire a chi ci ascolta che non è andata a finire sugli altari in maniera metaforica, ci è andata a finire per davvero. Ecco, questa va raccontata, Marina. Elisabetta, in certi posti, in Ungheria, ma anche nella mie terre, spodesta la Santa Elisabetta d'Ungheria. E quindi le statue di Santa Elisabetta d'Ungheria hanno l'effigie di Elisabetta d'Austria. Elisabetta viene invocata dai soldati durante la Prima Guerra Mondiale. Ci sono certe cartoline che ritraggono Francesco Giuseppe assorto in preghiera, cui compare l'angelo Elisabetta, che lo conforta. Quindi questa presenza continua anche dopo. Elisabetta assume le sembianze veramente o di martire, di santa o di angelo consolatore. Guarda. Questo soprattutto in Ungheria. Tu mi dicevi di Vienna. Sì. Vienna, dopo questo baradan sulle pagine, sulla stampa, dopo pochi giorni Elisabetta scompare, definitivamente scompare, tanto che ci si preoccupa dell'imperatore, ci si preoccupa del dolore dell'imperatore, di come ha reagito a questa ulteriore disgrazia, eccetera, eccetera. Perché, dai, diciamocelo, anche se Elisabetta aveva messo vicina Francesco Giuseppe e la Caterina Sarate, che era una poveretta, tanto per consolarlo, l'amore della vita di Francesco Giuseppe rimase sempre Elisabetta. Ecco, questo è nelle carte. A Vienna. Vienna come reagisce? Reagisce con l'erezione di un monumento che si trova nel Volksgarten, che parte con fondi privati, dai gioiellieri di corte, e viene appena inaugurato nel 1907, dopo aver bandito una gara per i progetti. Nessuno vince il primo premio, ma si pone al secondo posto un certo artista che ritrae Elisabetta in piedi. Il comune pone come condizione l'intervento dell'artista Hohmann, secessionista, che aveva appena progettato la piazza Kaiserin Elisabeth e che quindi avrebbe sostenuto anche l'idea di questo artista per creare un certo contesto intorno al monumento. A Hohmann non va a genio questa statua e suggerisce all'artista di mettere Elisabetta seduta, e quindi crea intorno a questo monumento un boschetto sacro. Elisabetta dà le spalle alla città, perché lei è circondata da questo boschetto sacro. E in questo modo Elisabetta diventa un cultus figure, una figura veramente idealizzata, un mito. Diverso da quel monumento che campeggia fra i due musei, fra il Naturhistorisches Museum e il Kunsthistorisches Museum,
che ritrae Maria Teresa, la madre dei popoli. Quello è proprio un monumento alla Maria Teresa, come si usa popoli. L'altra è il mito. È il mito. Allora, il mito Vienna. Vienna, per i viennesi, per Vienna, Elisabetta non è esistita. Si incominciò a parlare di Elisabetta dopo la produzione dei film di Marischka, che fecero conoscere questo personaggio. Ma fino, guardate, vi posso assicurare che fino agli anni 90 e anche oltre, non era Elisabetta, non si andava a Vienna per Elisabetta, si andava a Vienna per Maria Teresa e per Francesco Giuseppe. Eh sì. Sono stati soprattutto gli italiani a lanciare il mito di Elisabetta, tanto che nell'evoluzione di Schönbrunn, beh, abbiamo visto quei paraventi terrificanti con tutti i tacomacchi, con tutte le immaginette di Elisabetta. Sì, sì, è vero. Sì, esatto. La mia domanda, ma Dio mio, ma come si fa? Così vogliono gli italiani. C'è proprio quel museo, che poi è una schifezza. Lascia discutere molto. Ecco, mi ci sono trovato. Perché ci vai a finire quando fai il tour dei Kaiser? Esatto. Tutte le dimore, nessuno si è preoccupato di inserire Miramar, che era luogo di partenza e di approdo dei viaggi di Elisabetta. Esatto. Tra l'altro, parentesi. E dopo, tra l'altro, anche per certi aspetti, quel museo là, mi dispiace se magari andrà, sarà chi l'ha allestito ci ascolta, ecco, però penso sia anche lecito anche esprimere un'opinione, ecco, non è che noi stiamo proprio, però c'è quella stanza dove vengono ancora i brividi, nel senso che fa proprio impressione, dove lei c'è la statua di lei bambina su questa altalena che dondola. Nulla di più macabro di quella cosa lì. Sì, dai, no, ci sono dei pezzi anche buoni, ma è logico, sì, siamo a Vienna, a Vienna questi pezzi non ho capito. Esatto, anche piccole curiosità, il corredo del dentista, la valigetta di medicinali. Per turisti. Esatto, ma questa roba e questi colori, tra l'altro così diversi e a volte scuri e opprimenti, nella Hofburg, che invece architettonicamente è fatta di avorio e d'oro, perché così è il colore che predominante della Hofburg, cioè qualche cosa che stride veramente, no, all'interno di... Che poi Elisabetta non esce proprio tanto bene, però, da quel museo là. Non esce bene. No, assolutamente. Però è un museo che alimenta ancora una volta il mito di Elisabetta. E quindi è un mito, stiamo parlando di mito e non di realtà. Esatto. E, sempre la signora Labarile non sapeva, ecco, che sì, aveva una sorella bruciata viva e chiede di cosa si tratta. Ecco, se magari... puoi dire due parole, ecco, sulla sorella di Sisi? Allora, era la sorella Sofia. Sofia, andata dopo la frattura, diciamo, la separazione, il ripudio anche da parte di Ludwig come promessa sposa, si era sposata col duca d'Alençon. Però, come tutte le Wittelsbach, attenzione, che erano un po' irruenti le donne Wittelsbach, ecco, anche qui, io di Elisabetta credo che lei non abbia avuto amanti, come si suppone, Maria Valeria, figlia di Adrasci, oppure il capitano inglese, eccetera. Boh, non credo proprio. Credo proprio perché lei si sentiva superiore, era un'imperatrice, attenzione. Però sia la Sofia, regina di Napoli, sia anche la brava Helene, no? Quella che sposò il von Turnum Taxis, ebbero delle relazioni, e anche la Sofì.
Tanto che a un certo punto poi lei si separò dal marito e si ritirò, diventò suora laica, diciamo così, a Parigi. E in una esposizione di beneficenza andò a fuoco il posto dove si trovava e lei cercò di portare in salvo anche delle persone, però rimase vittima anche lei di questo incendio. Quindi fece una fine orrenda. Sì, Miremo. Elisabetta fu colpita, ecco, da queste morti violente, da queste morte violente, incominciando proprio, beh, dalla perdita della figlia, non dimentichiamo anche la morte di Massimiliano. Lei era Certo. molto unita a Massimiliano, molto unita, tanto che fra lei e Carlotta, beh, non c'era buon sangue, perché qui c'era anche l'ingerenza, no, di Sofia che prediligeva una testa coronata, figlia del re del Belgio, insomma, Carlotta, a Elisabetta, che era poi, insomma, arciduchessa in Baviera, quindi ramo collaterale, no? E poi, sì, Massimiliano, quindi Massimiliano, e poi tutte le altre morti citate. Ecco perché io mi sono veramente adirata, non c'è Miramare in questo museo di Sissi. Miramare rappresenta un punto, oltre che di partenza e di approdo, ma un punto fermo per Elisabetta. Miramare è il bel cadavere di marmo, dove lei proprio cercava di entrare, in contatto con gli spiriti, quindi con Massimiliano, con Ludwig. Tentò anche con Rodolfo. Lei faceva sedute spiritiche, giusto? E le faceva proprio a Miramar. Sì, perché, beh, ne abbiamo parlato diverse volte, no? Sì, c'è quella leggenda, la cosiddetta maledizione di La fama di Miramar. E Miramare come castello maledetto. tutti quelli che dormono a Miramar fanno poi una brutta fine, no? Quindi, sì. Cioè, tanto è vero che non mi ricordo chi era, c'era un ufficiale che prestava servizio a Miramare, però dormiva nella tenda, dormiva in una tenda nel giardino, cioè viveva nel castello per dormire andava nel giardino, Sì, a perché c'era questa maledizione. Miramare si lega la leggenda, no? Proprio del castello maledetto. E infatti lei lo chiama il bel cadavere di marmo. E beh, lei non l'ha anche aiutato con le sedute spiritiche, non è che non l'avesse proprio, diciamo così, no? Quindi. Stava questo posto, no? Che poi uno dei più bei posti in Italia, diciamo. Mamma mia, scherziamo, ci mancherebbe altro. Insomma, proprio con il posto di morte. Mamma Triste, Guarda, non puoi neanche dimostrare il contrario. Non puoi neanche dimostrare il contrario se tu guardi la storia di quel castello. Anche il Duca d'Aosta fece una brutta fine, sì, certo. che lo scelse come re. Quindi proprio è segnato. Sempre la signora Natascia dice era legatissima anche all'eccentrico cugino Ludwig, anche lui morto in dubbie circostanze. Vabbè, lui è morto annegato, ma anche lì, insomma, fatto fuori sicuramente, anche perché aveva già portato alle casse dello Stato un deficit tale. Però Nemesi, oggi la Baviera, i castelli di Ludwig, beh, sono un cespite non da poco, Sì, no? le situazioni un po' si ribaltano, no? Le cose no, si ribaltano. Certo che il mito di questa persona, ecco, è il classico, come si dice, episodio, diciamo, il classico caso dove il personaggio diventa, consacra e ritorna vivo dopo la sua morte attraverso un mito. Quello di Sisi, veramente,
Sì, però lei si era già costruita il mito vivendo, in Sì, vita. però poi vedi, è stato riesumato, è stato annaffiato ancora. Allora poi ci sono i film fatti su Guarda, Sisi. uno, beh, quello degli anni 20 non ebbe chissà che successo, Penso. eccetera, no. Diciamo che la botta furono i film di Mariska. E poi, ripeto, con tutte le tra virgolette possibili, immaginabili, perché dipingono una Sissi che non è. Ecco. Ma no, non esiste quella Sissi lì. Ma Ecco. purtroppo mi meraviglio che certe trasmissioni riprendano ancora spezzoni di quei film. Non esiste quella Sissi lì. Esatto, è una cosa Poi, così. per dire la verità, come prima biografia è importante quella di Egon Corti, perché ci sono delle osservazioni riprese poi anche dalla Hamann. Beh, Corti, non dimentichiamo che aveva modo di accedere a tutti gli archivi di Corte, quindi è un'ottima biografia quella, ottima. Questo personaggio così particolare, insomma, che abbiamo toccato, ecco, questa sera, no? In qualche modo. Marina, tu. Sempre molto. Allora, io possiedo qui il catalogo che dove abbiamo preso. Mi dispiace, le diapositive non si sono volute mostrare questa sera. Non ha Ma voluto farsi non ha vedere. voluto farsi vedere, ecco, però, ecco, questo catalogo qua. Adesso mi dici che. Molto bello, tra l'altro, come anche l'altro catalogo. Già ti feci i complimenti sulla mostra di Francesco Giuseppe. Ma noi lo avvisiamo già che prossimamente saremo sempre qui in diretta e parleremo di Francesco Giuseppe. Ecco, quindi completeremo anche. Non vuoi anticipare Rodolfo? No, la facciamolo dopo, Rodolfo. È meglio, così chissà che ci porti un po' di freschezza, ecco, dopo questi tempi un po' così, ecco. E stai preparando tu un'altra mostra, vero, su Elisabetta? Sto preparando una mostra sempre su Elisabetta, dove ci saranno delle traduzioni anche inedite, perché mio compito anche questo, insomma, di proporre qualcosa di nuovo, di inedito, a Malborghetto, quindi vicino a Tarvisio, nel Palazzo Veneziano. Credo che a partire da giugno, ecco, ma sarà mia premura del comune di Malborghetto. Se c'è anche l'assessore che ci ascolta, non lo so. Ho visto che alcuni assessori del comune di Gorizia mi hanno anche chiesto l'iscrizione al gruppo, e quindi probabilmente qualche assessore, qualche personaggio politico c'è, più di qualcuno, secondo me, anche che ci segue, o se non ci segue, ci seguiranno, ecco, sicuramente. E quindi una mostra dove verrà proposta sicuramente la figura di Elisabetta, però come dico, insomma, con qualcosa di inedito. Noi ti auguriamo che questo possa avvenire. Abbiamo presentato anche qui online la mostra su Massimiliano I, che sta andando avanti a singhiozzo, ce lo siamo detti proprio prima. La prossima settimana saremo arancione, Ma quindi. quella benedetta mostra, cioè, ma quel personaggio lì non è fortunato. Ha Se avuto ne una anche parla poco, è poco conosciuto, una volta che aveva la. Signora mostra, tutta d'onore, in un sito un po' particolare, eccetera, niente da fare che questa mostra va avanti a singhiozzo. vabbè, insomma, sono tempi difficili questi, ma meno male che esistano queste possibilità di comunicare, perché insomma, e anche questo diventa un momento, insomma, piacevole di conversazione, di conoscenza, di confronto, di scambio di opinioni. No, no, Meno male.
Ecco, la signora Paola Labarile sempre mi scrive: nel bellissimo film con Romy Schneider ci sono anche alcuni errori di natura cronologica o sbaglio? Alla fine del secondo episodio Sissi viene incoronata regina d'Ungheria, nel terzo invece va a Milano e a Venezia con l'imperatore, e a Venezia la bambina le corre incontro sul tappeto rosso. Sofia era già morta diversi anni prima, ancor prima che Elisabetta diventasse regina d'Ungheria, giusto? Grazie allora, per questa serata insieme e per la convenienza della dottoressa Bressani. Allora, sì, ricordo perfettamente l'immagine in piazza San Marco, dove le bambine corrono incontro ai genitori. No, questo avviene nel 1857, durante il viaggio imperiale. Il viaggio imperiale che iniziò nel novembre del 56 con tappe Lubiana, Trieste, Venezia e poi Lombardo-Veneto, e nel ritorno nel marzo del 1857 la coppia si fermò anche a Gorizia. Questo sottolineo perché si strappò a Francesco Giuseppe la promessa di far toccare, scusatemi questa espressione, la città dalla ferrovia. Era la ferrovia meridionale, no? Che da lì a poco si sarebbe inaugurata nel luglio del 1857 con arrivo a Trieste. Qui abbiamo visto qualcosa alla mostra su Franz Josef a Gorizia, esatto, esatto. Quindi ci sono l'incoronazione a regina d'Ungheria, contestuale a quella di Francesco Giuseppe, avviene nel 1867. Il viaggio in Italia 10 anni prima. La bambina Sofia muore maggio 1857. E quindi l'errore storico c'è. Ma errori ci sono stati anche nel film con la Capotondi. Ma quello non l'ho visto. Ma non è facile fare anche una ricostruzione, cioè se si pensa anche nella durata di 2 ore, 2 ore e mezza, come vuoi ricostruire anche delle vicende così complesse? È un po' difficile, ecco. Sì, sì, poi il film comunque limita sempre, a mio avviso, moltissime cose, no? Perché sospetti a scapito di altri, eccetera. Esatto. Dare anche, no? Poi sono personaggi appunto complessi, bisognerebbe studiarci, forse se uno volesse trattarlo non basta una conferenza, bisognerebbe fare dei piccoli capitoletti, no? Per cercare di smontare, perché sono tanti aspetti che magari viaggiano anche in maniera parallela, la moglie, l'imperatrice, la sua cultura, la passione per i cavalli, per esempio nel caso di Sissi, la sua passione, la sua quasi mania per lo sport, le sue diete, la sua alimentazione. Sì. Capito? O ci sarebbe tanto, ecco, da dire. Però insomma abbiamo dato questa infarinatura con la speranza, ecco, di poter venire a vedere quella mostra. Io mi auguro anche, vorrei anche essere un pochino fiducioso, no? Che andando avanti... Speriamo! Ecco, comunque noi... Questo Covid con le sue varianti. Anche, o quantomeno se non finisce, che ci permetta un attimino di riprendere un po' quelle che sono... Magari all'inizio con un po' di precauzioni. Arriveremo quest'autunno, però... Non prima. Come dici? Come dici? Arriveremo fino al 70% quest'autunno, non prima. Vaccinati, non so. Sì, sì. Io spero che comunque... Siamo già a marzo. Con le dovute precauzioni, qualche cosa in presenza, compresa la vostra, si possa fare, ecco. In attesa di riprendere...
progressivamente una sorta, ecco, di normalità. Noi con Marina ci vedremo ancora, però, prima non potevamo fare la moglie, non possiamo tralasciare il marito, sì, perché sennò poi il marito si ingelosisce perché abbiamo parlato della moglie e non abbiamo parlato di lui. Quindi andiamo a parlare dell'imperatore e noi saremo ancora insieme a parlare di Francesco Giuseppe il 16 marzo. Marina ha voluto, possiamo anche dirlo, il titolo, no, di quella serata, ha usato un'espressione, se non sbaglio, triestina, giusto? Il nostro caro vecchio Franz. Giusto, Marina? Ecco, quindi una maniera, sì, anche sì. Una maniera anche affettuosa, ecco, di parlare dell'imperatore. Vero? Affettuosa, sì, di parlare dell'imperatore. Ecco. Senz'altro, perché per noi era... Beh, non dimentichiamo le nostre maldobrie, no? Triestine, Cergoli anche, insomma. Ci sono degli autori triestini che hanno usato questa forma affettuosa. Ecco, quindi è forse il caso per scoprire un pochino anche lì un Francesco Giuseppe un po' diverso da quello che la storiografia ufficiale, ecco, ci ha presentato nel corso di questi anni, ecco. E anche quella figura è stata contaminata da tanti film che sono stati proposti. Ecco, invece vale la pena forse di recuperare una dimensione estremamente umana, perché sì, abbiamo in mente l'imperatore, ma l'imperatore è anche un uomo e non ci chiediamo mai quali magari siano i sentimenti che l'uomo Francesco Giuseppe ha avuto e che forse il vestito da imperatore non sempre era comodo. Non, ecco, poteva mai aspettare. Esatto. Allora Marina, io intanto ti ringrazio perché sei stata assieme con noi questa sera, ringrazio chi ci ha seguito, è sempre un piacere dialogare con Marina perché il tempo passa velocemente, di cose ce ne sarebbero da dire a migliaia, se il salotto fosse fatto in presenza sicuramente avremmo sorseggiato qualcosa, avremmo, no, ogni tanto quei salotti, no, che dove si parla tutta la sera, si fa conversazione, viene, uno tira, ha qualche perplessità, uno racconta l'aneddoto che sa e passa il tempo così in compagnia, no? E questo anche è l'obiettivo di queste chiacchierate. È sempre un piacere, non solo per la tua persona, che è sempre affabile, è sempre piacevole da ascoltare, ma anche per la tua grande competenza, la tua cultura, che è frutto di sicuramente di studio, però... Se non c'è la passione, certe cose non vengono veicolate, perché il sapere, lo sai anche tu, da insegnante, tutto passa attraverso l'empatia. Oh, esatto, e l'empatia nasce dall'entusiasmo, ecco, dalla passione, da queste cose. Ecco, quindi tu hai un grandissimo tesoro e quello che è bello è che questo tesoro te lo vuoi proprio donare, non lo tieni per te, lo comunichi, sei sempre vulcanica, no? Finisci una cosa, inizi un'altra, perché sai che è bello consegnare questo tesoro agli altri. D'altra parte, chi studia non lo fa per se stesso, lo fa perché se no lo studio diventa fine a se stesso, chi studia lo fa per metterlo a disposizione degli altri, perché anche gli altri possono godere di questi piccoli tesori. Ecco. Marina, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Ecco, volevo ricordare che se avete qualche cosa, qualche richiesta, qualche domanda, qualche considerazione, quella è la nostra mail dove potete scriverci, ecco, generalmente rispondo sempre io, e quindi dopo così magari ci date anche qualche suggerimento che ci aiuta anche a fare meglio. Ma io, visto che la mia delegazione copre il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, Trentino Alto Adige, ma il movimento è internazionale, tanto è vero che giovedì saremo con il delegato dell'Argentina in diretta,
Ecco, se ci sono delle richieste, dei suggerimenti, o anche il desiderio di condividere qualche cosa o di mostrare anche qualcosa sul territorio che può essere curioso, segnalatelo sempre. Magari c'è qualche monumento, c'è qualche cibo, c'è qualche aspetto della storia locale che merita di essere visto, che non è promosso. Ditecelo quando si può, perché non organizzare anche un'uscita sul territorio e conoscere quanto è bello, no, andare nel territorio e. Marina mi ha fatto venire la nostalgia di Miramare stasera, ecco, per esempio, parlando di Miramare, parlare di queste cose e poi tornare a Miramare, sicuramente si guarda a Miramare con un occhio diverso e sicuramente noi guarderemo l'imperatrice Elisabetta questa sera con occhi diversi, magari un po' più curiosi, magari ci è diventata più simpatica, ci è diventata meno antipatica, non importa questo. E forse è diventata più Elisabetta, e questo è importante. Ecco. Bene, allora, grazie ancora. Mi hanno detto, adesso io purtroppo non vedo il nome, c'è scritto Omar, hai descritto perfettamente Marina. Qualcuno ha scritto, ma dopo controllo nella pagina Facebook chi ha scritto, controllerà anche Marina. Ecco queste cose. Marina, grazie, un abbraccio. Buona serata a tutti e un arrivederci.